Cari amici, siamo sull'isola di Pasqua, un luogo misterioso custodito dai Moai, le antiche statue che vedete alle mie spalle, colossi monolitici che attraverso il tempo hanno perso la loro voce e non possono raccontarci più la loro memoria. E l'isola di Pasqua è anche il nome di una nuova produzione di LP Network in onda prossimamente su TV a Vicenza. Quello che vogliamo fare è uscire dal silenzio e dare voce ai misteri della storia, insinuare il dubbio sull'assodato della nostra società, incoraggiare la curiosità sulle nuove scienze e tecnologie, fornire insomma nuovi stimoli e perché no, raccontarvi l'altra faccia della Luna. Ogni giovedì alle 17:30 partiremo per un viaggio alla scoperta di tutto quello che è oltre la verità ufficiale. Noi vi aspettiamo prossimamente su TV a Vicenza, venite con noi. Facile da raggiungere, comodi parcheggi, ampia disponibilità di orari, gentilezza e cortesia contraddistinguono gli addetti all'accoglienza. Un ambiente confortevole con sale d'attesa accoglienti. In Clinica Dentale potrai sentirti a casa tua. Personale dedicato che accompagnerà in tutte le fasi cliniche e amministrative con la massima attenzione alle tue esigenze. Alta specializzazione degli operatori. Professionisti esperti in ogni branca dell'odontoiatria. Tecnologie all'avanguardia renderanno le tue cure dentali un'esperienza unica e gratificante. Clinica Dentale, una grande organizzazione al tuo servizio. In Clinica Dentale potrai trovare il tuo dentista di fiducia. Ogni paziente è una persona speciale per noi. Clinica Dentale, cresciamo insieme a voi. Tornati alla Casa sull'Albero, il luogo della fantasia, della meraviglia e dello stupore. E questa sera parleremo di scuola, ma della scuola del futuro, della scuola che vorrei e ciò che all'interno delle scuole sta succedendo e quali sono le innovazioni. Perché non parliamo solo di innovazione intesa come tecnologia, intesa come mobilità, ma parliamo di innovazione intesa come cultura per andare a guardare oggi con gli occhi del futuro di cosa accadrà anche domani. Bene, ne parliamo di tutto ciò assieme al nostro gradito ospite che è il professor Diego Peron, vicepreside del Liceo Quadri di Vicenza. Diego, ben arrivato. Grazie. Ciao Diego. Ciao. Bene Diego, allora tu intanto sei rappresentante di una delle più grandi scuole che abbiamo nella provincia e sappiamo anche che a livello nazionale il Liceo Quadri rappresenta anche un simbolo e anche rappresenta un'innovazione continua rispetto alle didattiche e le metodologie. Allora io ti porto una delle domande più frequenti che ci arrivano attraverso i genitori che incontriamo al centro clinico La Quercia. La domanda è proprio questa: ma i ragazzi oggi saranno preparati poi per il mondo del lavoro domani? Quali sono i requisiti e le competenze? Grazie. Beh, grazie intanto dell'invito, perché questo mi permette anche di dire un po' qual è l'idea mia, ma qual è l'idea che come scuola, con la dirigenza, con lo staff di presidenza stiamo anche discutendo per il liceo del futuro e quindi anche per il tipo di scuola che vorremmo nel futuro. Ma sono preparati i ragazzi, sono preparati nella misura in cui riusciamo a dare determinate competenze che per me e per noi non sono solo competenze di natura didattica, ma mi piace più il termine competenza formativa. E dentro qua ci sta anche una competenza e soprattutto una competenza ad esempio relazionale, una competenza di costruzione del sé, una competenza appunto di relazione con gli altri. Ecco. È difficile in una scuola perché ci vogliono
attori che ci credono a questo, in particolare gli educatori o quello che chiamiamo, o quello che dovrebbero essere i docenti, gli insegnanti, insegnanti capaci anche di dare relazione, perché il contenuto è importante, è indispensabile, è necessario, ma il contenuto passa attraverso una buona relazione. Bene, Diego, allora, una cosa che hai toccato, un punto che hai toccato, che credo che sia anche centrale per il futuro, è proprio questo: l'insegnante docente che deve essere bravo, sì, per esprimere il contenuto della propria materia, però soprattutto la materia passa a livello anche di didattica, quindi di tecnica, ma anche a livello affettivo. Quindi se voglio bene al mio ragazzo, se voglio bene alla mia classe, se sono in grado in qualche modo di capire le tempistiche ad aspettare, anche attendere la maturazione, perché la scuola superiore comunque copre 5 anni che sono strategici per la formazione dell'individuo. Ecco, quindi mi chiedo quali sono anche i docenti che senti essere efficaci in questo senso, che competenze devono avere i docenti oggi? Devono essere laureati con 110 lode? Devono aver fatto 18 master e avere un sacco di pubblicazioni? Devono sapere usare tutte le tecnologie, perché oggi è richiesto anche quello, no? Che è una delle competenze per poter trasmettere ai ragazzi qualcosa di utile. È interessante, ad esempio, quando io conosco i nuovi docenti che vengono nella nostra scuola per la prima volta, e già dalla presentazione puoi constatare se questi poi docenti diventano efficaci all'interno del contesto scolastico. E questo è anche quello che si chiede oggi al docente nella scuola. È difficile, sì, è difficile, perché l'impostazione che ci è stata data ai tempi dell'università è un'impostazione sui contenuti, e sta continuando questo, purtroppo, secondo me. Perché la scuola del futuro ha bisogno di docenti che siano preparati da un punto di vista della relazione. Io intendo la scuola del futuro una scuola che è una scuola intanto di tutti. Quindi una inclusiva. Inclusiva, okay. Che dà la possibilità a tutti, perché i geni, come dico io, o gli eccellenti, ma eccellenza cosa significa? Eccellenza non vuol dire avere il massimo dei voti. A me interessa che eccellente sia colui o colei che esce da questo contesto e abbia delle basi solide per poi proseguire il proprio futuro. Benissimo, Diego, hai toccato anche adesso un altro punto interessante, che è proprio quello dei voti. Quanto conta il voto? Quanto questo è significativo a oggi per il futuro poi lavoro di un ragazzo? Il voto bisogna in qualche modo spiegarlo. È semplice spiegare un 10, è molto più difficile spiegare un 4. Bisogna, da questo punto di vista, passatemi il termine, relativizzare il voto, o l'importanza del voto. È importante, ma fino a un certo punto. Allora, Diego, ti faccio un'altra domanda. Uno degli aspetti proprio del cambiamento, anche di questa rivoluzione, dal metodo più gentiliano ad un metodo invece che guarda a quei ragazzi che vanno a scuola oggi e di cui il 62%, ci dicono le statistiche, faranno dei lavori che oggi non sono ancora stati scoperti, ancora non si sa che tipo di lavoro faranno. Quindi parliamo di una percentuale altissima. Rispetto a... questo, quanto l'autovalutazione invece potrebbe entrare nella scuola, quindi quanto il ragazzo potrebbe arrivare ad autovalutare esso stesso il lavoro che sta svolgendo e come anche il liceo si sta muovendo verso questa direzione. Ma direi che è interessante il discorso, tu hai detto, hai posto l'accento sull'autovalutazione dello studente. Permettimi di partire dall'autovalutazione ad esempio del docente. Cosa vuol dire per il docente autovalutarsi? Ecco, ad esempio, dai questionari di valutazione emergono le necessità o emerge la necessità che i ragazzi vogliono o esprimono nei loro docenti, e cioè quello della relazione. Perché dicono: noi abbiamo docenti che sono molto bravi a trasmetterci questo, ma... E riprendo la frase precedente perché per me è emblematica: non ci guardano in faccia.
Benissimo. Allora Diego, io credo che tu abbia fatto proprio un discorso di circolarità, cioè il ragazzo ha bisogno di essere, di avere un buon docente per imparare ad autovalutarsi, per imparare poi a entrare in un mondo del lavoro nel quale sono richieste competenze che non è tanto il saper fare quel determinato lavoro, ma un saper essere, che però è richiesto dal docente, quindi l'esempio dell'adulto diventa centrale in tutto ciò. Benissimo Diego, io ti ringrazio per oggi intanto e ti reinvito però. Grazie. Grazie mille. Grazie a te. Alla prossima e ci dirigiamo. Siamo adesso veloci verso quelli che sono i consueti consigli della casa sull'albero. Primo consiglio: se sei un docente, un educatore, ma anche un genitore, ricorda che il considerare la persona, il ragazzo che hai di fronte, parte dal volergli bene, guardarlo negli occhi, chiamarlo per nome. Qualsiasi sarà il contenuto educativo o didattico che vorrai trasmettere, se non vi è la relazione e non tieni conto della parte affettiva ed emotiva, tutta la parte invece contenutistica più razionale cadrà nel nulla. Secondo consiglio: ricorda che il voto che ricevi a scuola determina esclusivamente ciò che ha a che fare con l'apprendimento e non con la persona in sé, e certamente non andrà a determinare il successo o l'insuccesso nel lavoro. Tuttavia, potrebbe essere un elemento che va a minare l'autostima della persona. Ecco allora che il voto va spiegato e va contestualizzato, partendo sin dalle scuole primarie. Terzo consiglio: il learning by doing, cioè il fare e imparare facendo, è una competenza centrale per trovare un lavoro. L'apprendimento oggi non è solo all'interno della scuola, ma in tutti i contesti della vita. Anche la scuola stessa dovrebbe poterlo acquisire affinché il ragazzo, laddove fa delle esperienze esterne, possa riportarle all'interno dell'istituto, perché esse possano diventare patrimonio dell'intera istituzione scolastica. E con questi consigli vi saluto e vi do appuntamento la prossima volta qui nella Casa sull'Albero. Grazie allora a Diego Peron che ci ha accompagnato in quelle che sono un po' un accenno, un approfondimento delle tematiche che i ragazzi devono affrontare, delle competenze che i ragazzi devono avere per poi entrare nel mondo del lavoro. Ma restate con noi perché subito dopo la pubblicità avremo ospiti due persone che ci accompagneranno e ci guideranno anche su come fare un colloquio di lavoro, come presentarsi nel mondo del lavoro, quindi un'esperta di comunicazione e marketing e uno psicoterapeuta che si occupa proprio di questo, anche applicando le neuroscienze a quelle che sono le novità oggi del mercato del lavoro. Restate con noi. Facile da raggiungere. Comodi parcheggi. Ampia disponibilità di orari. Gentilezza e cortesia contraddistinguono gli addetti all'accoglienza. Un ambiente confortevole con sale d'attesa accoglienti. In clinica dentale potrai sentirti a casa tua. Personale dedicato che accompagnerà in tutte le fasi cliniche e amministrative con la massima attenzione alle tue esigenze. Alta specializzazione degli operatori. Professionisti esperti in ogni branca dell'odontoiatria. Tecnologie all'avanguardia renderanno le tue cure dentali un'esperienza unica e gratificante. Clinica Dentale, una grande organizzazione al tuo servizio. In Clinica Dentale potrai trovare il tuo dentista di fiducia. Ogni paziente è una persona speciale per noi. Clinica Dentale. Cresciamo insieme a voi. Pensa alla libertà. Pensa alla velocità. Ed ora immagina la facilità. Semplice, no? Basta pensare a noi di Wi-Fi Web. Attraverso le nostre soluzioni ADSL, HDSL, fibra ottica e Wi-Fi, potrai navigare e parlare con internet super veloce sempre 24 ore al giorno. Wi-Fi Web. Innoviamo perché ci piace. Per informazioni visita il sito www.wifiweb.it oppure telefona al numero 800 194 000. La chiamata è gratuita. Amici telespettatori, bentornati alla Casa sull'Albero. Abbiamo appena parlato col professor Diego Peron, che è il vicepreside del Quadri di Vicenza, che ci ha aiutato a capire come la scuola oggi sta formando dei cittadini tecnicamente non sapremo che lavoro faranno. Sappiamo che le statistiche oggi ci dicono che il 62% dei lavori che saranno fatti dei giovani oggi che frequentano le scuole ancora non sono scoperti, ancora non si sa che lavori saranno. Pertanto
tanto iscriversi ad una scuola per fare una professione collegata a quella determinata formazione. Una volta ci si iscriveva ai geometri perché poi avresti fatto il geometra, ci si iscriveva a un ITIS per imparare a fare il tecnico dell'elettricità, quindi l'elettricista o altro per fare quel determinato mestiere. Oggi non è più così, oggi ci si iscrive a una scuola per avere delle abilità e delle competenze, perché il 62% dei lavori ancora non si sa quali saranno. Ma come ci si può presentare quindi nel mercato del lavoro? Come anche le aziende hanno cambiato approccio? Lo scopriamo adesso con i nostri ospiti. La dottoressa Laura Fumei, che è... Buonasera. Ciao Laura, ben arrivata. Buonasera, grazie. Che è quindi un'esperta di comunicazione e marketing. E invece il dottor Di Luzio Federico, che è psicologo, psicoterapeuta, specializzato proprio all'interno anche del centro clinico La Quercia di adolescenti, fai la parte di orientamento sia in entrata, quindi nelle scuole superiori, ma anche come bilancio delle competenze poi per l'ingresso nel mondo del lavoro. Quindi anche capisci e vedi da un punto di vista individuale come poi l'apprendimento diventa competenza, quindi da capire a sapere essere e non solo sapere delle nozioni. Quindi c'è tutto anche un processo evolutivo dell'individuo. Signori, cosa bisogna fare oggi per trovare un lavoro? Laura. Allora, innanzitutto trovare un lavoro è di per sé un lavoro. Bisogna dedicarci tempo e passione e attenzione, facendo un po' il punto della situazione già prima, su quelle che sono le nostre aspettative e le nostre competenze. Abbiamo poco tempo per fare centro. Già dall'invio della mail con il nostro curriculum avviene la prima selezione, quindi è importantissimo che studiamo e mettiamo per scritto bene quelle che sono le nostre competenze in poche righe. Bisogna essere sintetici ma allo stesso tempo esaustivi. L'azienda oggi per esempio guarda la foto, è importante metterla nel curriculum? Ecco, è, secondo me è importantissimo, dà una presentazione immediata, diretta, però bisogna prestare attenzione. La foto io posso prendere da quelle che è il mio archivio foto, ero al mare, oppure mi faccio un selfie, com'è che funziona allora, la foto del curriculum? La foto deve essere, siamo in un ambiente professionale, quindi la foto deve essere professionale. Io ogni giorno ricevo decine di curriculum e vedo foto fatte allo specchio, foto fatte al mare, al bar, vedo veramente di tutto. Mi è capitata una foto di una persona che aveva appena finito l'attività fisica con la fascetta in testa in alta montagna. Va benissimo la vostra passione, però teniamola separata da quello che è il mondo del lavoro. Ecco, le aziende oggi cestinano anche direttamente i curriculum senza aver visto la persona, guardando semplicemente quindi questa presentazione, mi sembra di capire. Ma la persona, pertanto, quando si presenta a un colloquio, tutto l'aspetto suo di ansia, per esempio, dove lo mette? Dobbiamo saperci vendere. Per saperci vendere, e non è un aspetto negativo, tutt'altro, dobbiamo conoscere i nostri punti di forza. L'ansia è un ostacolo a questi punti di forza. Immaginatevi di avere le gambe legate e che vi chiedano di correre. Dobbiamo slegarle queste gambe. L'ansia deve essere trasformata in una forza pulsionale. Si chiama proprio così. La voglia di arrivare senza strafare, che è l'altro lato della medaglia dell'ansia. Ecco, se per esempio Laura arriva una persona da te e la prima impressione quindi è l'abbigliamento da chi viene accompagnato e la stretta di mano, esatto, quanto questo per un'esperta di comunicazione ha senso? Secondo me ha molto senso. Purtroppo il colloquio di lavoro si concentra, come dicevo anche un po' prima, in pochi minuti. Nel momento in cui io mi presento presso un'azienda ho veramente pochi minuti e pochi elementi per farmi conoscere e devo stare attento a tutto. Quindi il dress code è importante. Il dress code è importantissimo. Come si può vestire? Bisogna essere, deve essere anche contestualizzato al luogo di lavoro. È chiaro che se io mi prepongo per fare ad esempio la cameriera in un bar posso avere un atteggiamento e un abbigliamento un po' più sportivo e comunque adeguato al locale. Se mi propongo per essere ad esempio la referente di un centralino in una grossa azienda, l'abbigliamento deve essere formale e soprattutto curato. Ok, e per quanto riguarda il fatto, Federico, del credere in sé, sì. Allora, se si dice io non credo in me,
come posso pretendere che gli altri, certo, credano in me? Quindi se io mi presento a un colloquio di lavoro, devo conoscere me stesso, devo conoscere l'azienda, devo conoscere la realtà e cosa devo portare, quali elementi, cioè devo portare il fatto che ho preso un voto di laurea di un certo tipo, un voto di diploma, è importante quello oppure possiamo sottovalutarlo e andiamo più sulle skills personali? Dobbiamo partire dall'inizio, come diceva Laura prima, contestualizzare. Contestualizzare vuol dire anche saper leggere l'annuncio, ad esempio. La tua domanda è fondamentale rispetto anche al prodotto che viene proposto. Il voto di laurea può essere centrale per alcuni colloqui, può essere addirittura un impiccio per altri. Dobbiamo sapere dove stiamo andando. Questo è legato sia all'ansia, quindi alla capacità di presentarsi, ma alla preparazione anche. All'inizio dicevamo che andare a colloqui di lavoro è un lavoro. Richiede una preparazione, richiede un'attenzione e richiede anche un'autovalutazione del perché stiamo andando a fare un colloquio in quell'azienda piuttosto che in quell'altra. Molti ragazzi, adolescenti che vediamo nel centro clinico, arrivano dicendo: ho mandato 100 curriculum. Io chiedo: dove? Ovunque. Ecco, questo è un buon inizio per un rischio fallimento. Dobbiamo sapere dove ci stiamo imbarcando. Noi sappiamo che siamo nell'epoca dei selfie. Quanto questo un datore di lavoro va a cercare, quindi nome e cognome della persona, per vedere su Facebook, Instagram e tutti i social chi è? Allora, il curriculum è una parte, forse la più piccola, nel senso che dal curriculum possono quasi recuperare praticamente i nostri dati e un po' la formazione. L'esperienza, la persona viene vista nella sua totalità. Credo che sia indiscusso e anche un passaggio fondamentale da parte dell'azienda, che comunque deve investire su una persona, andare a vedere quello che pubblica nei social. Quindi stiamo attenti, perché nel momento in cui noi ci stiamo presentando nel mondo del lavoro, noi siamo una totalità. Quindi Federico, se tu dovessi parlare adesso con i ragazzi che sono alla ricerca, o anche degli adulti che sono alla ricerca, che però hanno anche tutto un mondo social in questo momento intorno, quali sono i social che consigli anche di promuovere, di utilizzare, da un lato per un aspetto professionale e dall'altro come fare col materiale che hanno già online e su come lavorare su questo? Ti rispondo facendo degli esempi pratici di ragazzi che vediamo nello studio. Insieme a loro io mi metto a scartabellare internet. Metti nome e cognome su Google e guarda cosa esce. E lì esce di solito YouTube, Facebook, Instagram, tutti social con comunicazioni brevi e immediate. Cosa si fa a quel punto? Si seleziona. Quello di cui parlavo prima, la preselezione rispetto a un colloquio. Cancelliamo tutto ciò che è inadeguato. Ma è il mio diario, a me piace. Certo, bisogna fare delle scelte, anche perché a quel punto si ha un'età adulta o quasi adulta in cui è richiesta un'immagine anche di lavoro. Benissimo, avete aperto una tematica che riaffronteremo con anche andando avanti con quelli che sono proprio i consigli. Ringrazio allora la dottoressa Laura Fumei, che si occupa proprio di marketing e comunicazione e che all'interno del Centro Clinico La Quercia anche svolge un ruolo centrale nel coordinamento e nella selezione del personale, e anche il dottor Federico Di Luzio, che con la sua esperienza clinica di psicologo psicoterapeuta, che ha a che fare con anche il tema del bilancio delle competenze, ci avete dato un sacco di informazioni e di consigli utili. E io ringrazio voi da casa e vi invito sempre a seguirci nei nostri social e sul canale YouTube, e vi do appuntamento qui alla Casa sull'Albero la prossima settimana. Facile da raggiungere, comodi parcheggi, gentilezza e cortesia contraddistinguono gli addetti all'accoglienza. Un ambiente confortevole. In clinica dentale potrai sentirti a casa tua. Alta specializzazione degli operatori. Professionisti esperti in ogni branca dell'odontoiatria. Clinica dentale. Cresciamo insieme a voi.